punto. Se poi la mamma ha detto una stupidaggine, la prendi per un orecchio alla fine e dici: ma perché hai fatto quella roba lì? O viceversa, la mamma prende il papà per un orecchio, perché hai fatto quella roba lì? Ma se uno dice A e l'altro dice B, crescono in una serie di problemi mica da poco, ok? So che è impegnativo, questa è la parte veramente impegnativa. Sento tante volte, a me capita di lavorare più con le mamme che con i papà, ma perché purtroppo alla mamma è sempre data l'idea che è lei che deve educare, ok? Dico purtroppo non perché non siano capaci, anzi, sono bravissime. Una volta le mamme stavano a casa, avevano tempo, adesso magari le mamme lavorano o vorrebbero lavorare. Il peggio del peggio è quando una mamma lavorava, rinuncia al lavoro per i figli, è frustrata, gli trasferisce tutte le frustrazioni, ok? C'è anche quella cosa lì. Però facciamo finta che la mamma lavora, il papà lavora, magari il papà lavora un po' di più, torna a casa stanco perché è stato in giro. È difficile dire non viziare, ok? Ma va anche bene viziare, però attenti a essere d'accordo su quella roba lì. Se voi dite al marito: cazzo, è tutto il giorno che sta qua con me, no, perché tu arrivi qua, tutta la fatica che ho fatto io per farlo stare zitto, adesso tu dici no, facciamo quello che vuoi, ok? E succedono problemi. Dopo cosa si fa? Si litiga, normale, e il nanetto li guarda e dice: colpa mia. E non è quello che volete, giusto? Quindi se capita di non essere d'accordo, ben venga. Parlatene, discutetene, condividete sta roba qui e cercate di trovare un accordo. Altrimenti accettate, perché c'è l'altra possibilità, accettate che se non c'è unità di intenti in quello, accettate che vostro figlio o vostra figlia possono avere delle difficoltà a rispettare determinate regole, che non vuol dire lo sopporto, lo accetto, ne avrà di più. Dopodiché, altra cosa importante sulle regole: parlate meno che potete. Non inondateli di devi fare questo, devi fare quell'altro, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Parlate poco, per favore. Soprattutto se avete maschi. Parlate poco, rompete i maroni se parlate tanto. E dopo non stupitevi, e qua parlo soprattutto alle mamme, se quando arriva a casa il papà apre bocca una volta e l'altro si mette in riga. Dice: ma perché? Perché non lo sente mai parlare. La volta che sente la voce dice: cos'è sta roba strana che arriva? E non si capisce perché ascolta. Non è che vostro marito è più, è che parla meno. Ma non perché le mamme parlino a sproposito, anzi, però c'è sempre l'idea che se te lo dico 20 volte lo fai di più. Cioè, se io ti dico 10 volte sistema le tue cose, non è che se lo dico l'11esima le sistemi, se non l'hai fatto più un attimo prima, quindi te lo dico, te lo ricordo, non lo fai, non mi incazzo e sistemo, e tu quella roba lì non la fai il giorno dopo. Quando crescono vale anche con l'ordine. Ho fatto 1000 volte l'esempio della borsa del calcio: se invece voi volete che la disfino e non la disfano, lasciategli lì la roba e capiranno cosa vuol dire puzzare come degli elefanti africani quando c'è tanta umidità, ok? Lo capiranno a loro spese, ok? Se invece non volete che succeda e vi disfate la borsa, non vi lamentate. Se lo fate e vi lamentate, che senso ha? O non lo fate o non vi lamentate, che per me è abbastanza semplice. Oppure lì mettete in atto delle regole. Bene, arriverà il momento in cui sistema la tua camera e non lo fanno, vero o no? Te lo dico, posso allungare i giorni, se entro tot, allora te lo dico il primo giorno e mi do 3 giorni di tempo, facciamo finta, vale la stessa roba, al terzo giorno mi presento, ti sistemo la camera, la conseguenza è: guarda, la settimana prossima oltre a sistemare la tua, sistemi anche la mia. Per esempio, così ti prendi una boccata di ossigeno. Però anche lì, mamme soprattutto, accettate che se le pieghe del letto non sono esattamente come volete, vada bene lo stesso. Perché io vedo un sacco di mamme che fanno questa roba qua: si deve fare la sua camera, poi passa, il letto non è fatto così, ma è fatto così, e lo rifà. E così l'altro lo vede e dice: ma perché?
dobbiamo fare una doppia fatica, non la sistemo neanche, cioè quindi tanto fa lei. Ok, quindi detto questo, io vi ringrazio per l'ospitalità, per la serata. Ringrazio, che vorrei dire, credo qualcosa, chi mi ha dato questo onore di partecipare a queste serate e chi si è cucato l'onere di doverla organizzare. Quindi fatevi un applauso intanto. Adesso vi sentite lo stesso lo togli. Allora, adesso siamo in teatro, allora prima crea un po' di cabaret, poi dobbiamo fare quella cosa che non hai voluto fare all'inizio. Siccome prima ti ho visto saltellare e poi ho giocato con loro, sì, dopo giochiamo con te. Tipo quella cosa che ti ho detto prima, ho visto un ginocchio, ti è guarito. E facciamo un saluto. No, non è guarito. Sì, dai, non è guarito. No. Sì. Devo giocare domani. Dai, ecco qua. Allora, no, qualche informazione. Quelli fra voi che non hanno, che l'altra volta c'erano, non hanno ricevuto l'audio corso, poi me lo fate notare o mi riscrivete la mail, perché o c'è stato un errore, non sono riuscito a leggere l'email e probabilmente il problema sta lì. Quelli che invece questa sera sono qui per la prima volta e non hanno lasciato prima la mail, se volete che vi arrivi l'audio corso, per cortesia lo lasciate, così poi possiamo mandarlo anche a voi, mandiamo anche a quelli che l'altra volta non c'erano. È un'altra roba rispetto a quello che vi ho detto, è un corso sulle regole, mi sembra. Però poi se ci mandi anche, sì, mando anche l'altro. L'altra cosa, quella la inoltre a tutti. Allora, stasera abbiamo parlato di regole, nel comitato genitori c'è una sola regola, partecipare, perché sennò la conseguenza è che sparisce il comitato genitori. Quindi partecipate non solo a queste serate, che credo quest'anno abbiamo fatto la volta scorsa in via sperimentale una prima puntata, la seconda perché abbiamo visto che c'è stato un gradimento, quindi eravamo un centinaio la volta scorsa, 90 siamo anche stasera, vi garantisco che ho visto Alessandro anche in altri luoghi ed è una bella partecipazione. Quindi noi facciamo la riunione del comitato genitori lunedì 4 maggio alle 20:30, venite, perché sennò non possiamo più parlare di regole. E le altre informazioni che ho da darvi sono queste. Per alcune mi faccio portavoce dell'assessore Paola Bortolaso, che prima mi ha lasciato detto questo. Dunque, da sabato 9 maggio per tutto il mese di maggio in biblioteca c'è la lettura animata. Quindi saremo noi genitori, chi ha voglia di partecipare volentieri, leggeremo dei libri, delle fiabe, dei racconti ai ragazzi, ai bambini in biblioteca. Poi, tutti i lunedì di maggio, presso la sala consiliare, ci sono le serate dedicate al mondo femminile. Tutti i lunedì alle 20:30. Se lunedì 4 maggio non andate, siete giustificati. E infine, il 31 maggio mattina, ci sarà risottando. Allora, perché ve lo dico anche come comitato genitori? Perché... Allora, abbiamo la mascotte. Cercavamo una mascotte per la passeggiata del comitato genitori che unisce risottando allo stare insieme dei genitori. Quindi il programma sarebbe. La mattina adesso l'orario di okay. Qual è di preciso ti devo aggiornare? Ma qual è il risotto? Allora devi sapere che è grumolo, che risotto. La camminata sarà il 31 maggio mattina e alla fine della camminata ci si ferma a mangiare il risotto. Se me lo ricordo io. Te lo ricordo, è stato più bardo. Loro sanno cosa succede quando devo ricordare qualcosa. Ecco bene, allora con questo è tutto, adesso facciamo quella cosa. Ma no, passare la cosa più bella e divertente. No, allora, visto che chiudiamo il ciclo con l'anno scolastico, speriamo che l'anno prossimo la ampia partecipazione di genitori confluisca di nuovo nell'idea di affrontare serate come queste assieme, che sono stati divertenti e piacevoli. Chiudiamo un po' da cabaret, come se fosse un palco. Allora, per salutare Alessandro, come si potrebbe fare? Ladies and gentlemen, Alessandro Rocco! Thank you.
tardi il nostro invito, queste serate sono state a noi un punto di partenza e la costruzione di un percorso nuovo che va nella direzione che ci avevamo prefissato. E speriamo di fare ancora qualcosa assieme nel prossimo anno scolastico. Grazie. Vale, spegni la. Siamo in un fuori onda.